Ehi, ciao a tutti, io sono Emanuele e questo è il mio Boring Project. Per il primo video del mio progetto ho deciso di non fare una di quelle solite lunghe presentazioni che non piacciono a nessuno, ma di iniziare andando subito al sodo, parlando di un argomento che a me piace tantissimo, ovvero i social media. Ma prima diamo un po' di contesto. Di che cosa parleremo in questo progetto? Beh, essenzialmente di tutto quello che mi passa per la testa. Questo per compulsare. Questo per soddisfare i miei bisogni da logorroico compulsivo, ma anche per aggiungere un altro progetto ai già 1279 che ho da fare. 1279, quanto sono stato specifico. Ma detto questo, iniziamo con il video. Dicevamo, social media. La definizione letterale data dall'Enciclopedia Treccani è questa. È qualcosa che utilizza la rete come luogo di condivisione e scambio di informazioni ed esperienze. Buona! Quindi possiamo dire che i social media sono essenzialmente dei siti web sul quale vengono caricati i contenuti più disparati? Sì e no, perché è molto difficile da dire. Personalmente mi sento sì di dare questa definizione, ma anche di contestarla un po'. Questo perché se un social media supera quel tempo, ovvero un anno barra un anno e mezzo, che lo divide dall'andare giù fino ad essere dimenticato anche da Dio, può diventare anche un cult. Pensate banalmente a Facebook. Ok, adesso usarlo è diventato molto, molto, molto da boomer, ma in realtà è comunque il secondo social più utilizzato al mondo. E adesso tutti si chiedono, qual è il social più utilizzato al mondo? È YouTube. YouTube è il social più utilizzato al mondo. Ok, ok, e qua tutti si chiederanno, come fai a sapere qual è effettivamente il social più utilizzato al mondo? Tra YouTube e Facebook, insomma, se la battono lì. Ecco perché io mi sto attenendo a una ricerca del gennaio 2021. Se ci sono novità, ma non credo, fatemelo sapere nei commenti. Ma ora, cosa sono i social per me? Innanzitutto sono una passione, proprio perché come tutti quelli della mia età io passo 24 ore su 24 attaccato a Insta o TikTok. Ok dai, proprio non 24 ore, datemi magari 20 ore, 4 ore di sonno perché sennò divento uno zombie. Ma se mi dovessero chiedere qual è il mio social preferito in assoluto, io vi risponderei YouTube, perché è il social che è nato con me. Ok dai, è nato un anno prima ma avete capito il concetto. E proprio perché siamo nati insieme siamo anche cresciuti insieme. Certo, abbiamo fatto due crescite diverse. Una è diventata un'azienda con miliardi e miliardi di fatturato mensili. E io sono diventato. E questo basta. YouTube è passato da essere la piattaforma in cui i nerd caricavano i loro gameplay a diventare il vero e proprio luogo di nascita di star come Shawn Mendes o Justin Bieber. Inizialmente YouTube era semplicemente la piattaforma in cui potevi caricare i tuoi video in modo facile e veloce, ma adesso è diventato molto di più. Con il passare del tempo si è venuto a creare il lavoro dello YouTuber e credetemi, se andate da un bambino delle elementari ti dirà che vuole fare o lo YouTuber o il TikToker. YouTube dava e dà la possibilità di imparare le basi della cinematografia, editando i propri video e scegliendo le inquadrature migliori. A proposito, fatemi sapere se questo set vi piace, se ci sono cambiamenti da fare, ditemi tutto. Con il tempo però le cose sono cambiate. Pensate che video più lunghi di 3 minuti adesso vengono considerati lunghi. Ecco perché sono nati social più semplici e di impatto, come per esempio TikTok, dove chiunque abbia un telefono, un'idea geniale e una faccia buffa può diventare il re di internet come mai nessuno prima. Detto questo, io spero di avervi annoiato abbastanza e noi ci rivediamo in un prossimo episodio.